Benvenuti a tutti, cari spettatori, a questa prima uscita ufficiale del Brescia. Brescia che in casa questa sera si scontrerà contro il Novara per il primo turno di Coppa Italia. Il Novara arriva dopo una vittoria contro un'altra squadra ed affronterà questa sera il Brescia alla sua prima uscita ufficiale con il nuovo allenatore French, dopo le tre amichevoli che in realtà non sono andate poi così bene per la squadra bresciana. Le tre amichevoli si sono infatti concluse con un pareggio e addirittura due sconfitte. Vediamo quindi ora, insomma, aspettiamo le formazioni, mentre qui vediamo il classico sorteggio per palle campo fra i capitani, stretta di mano con l'arbitro. Ludi e Arcari, insomma, sono qui. Formazione del Brescia. Brescia ancora una volta con Corvia in attacco e l'allenatore dà di nuovo fiducia ai due nuovi acquisti, Berra e Cvijanovic a centrocampo. Risponde dall'altra parte il Novara con Gonzalez e Lazzari, dei quali bisognerà sicuramente stare attenti per la riuscita del successo del Brescia. 4-3-3, classico per il Novara. Vediamo quindi con le immagini che cosa è successo in questo incontro. Appena partiti, c'è il Novara sulla palla, Novara in progressione, passa sulla fascia, tiene in campo il pallone, passa al centro, ancora di nuovo sulla fascia. Al centro un cross e per fortuna Arcari ci mette una pezza e rinvia, si accinge al rinvio. Poco dopo, e questa volta il Brescia è in avanti, ma la palla finisce a lato di poco. È Corvia che prova il tiro e come vedete la palla finisce veramente di poco a lato rispetto al palo. Qui ancora il Novara, Novara che si trova da solo davanti al portiere, tira e la palla finisce di poco a lato. E questa volta è Gonzalez. Ancora una volta l'esecuzione. Calcio d'angolo. Brescia ancora palla al centro dell'area. Il tiro, la respinta e poi il difensore del Novara che quasi rischia l'autogol, ma riesce a metterci una pezza. Siamo verso la fine del primo tempo. E ancora il Novara in avanti. Ottimo pallonetto al centro dell'area. Si ritrova davanti al portiere. Il tiro è ancora una volta Arcari. Salva la porta dei suoi e qui c'è il rinvio della difesa del Brescia. Finisce quindi questo primo tempo che ha visto le due formazioni avere diverse occasioni da entrambi i lati e ci spostiamo quindi tra poco con le immagini per il secondo tempo. Speriamo appunto che non si debba poi andare ai supplementari e poi ai rigori. Siamo quindi nella ripresa. Questa volta il Brescia in avanti, passaggio al centro e qui c'è un brutto fallo che costringe l'arbitro ad ammonire Ludi, il capitano del Novara, e ad assegnare un calcio di punizione dal limite che però poi si rivelerà effettivamente un nulla di fatto. Girandola delle sostituzioni, qui è il Novara che ne sfrutta per primo i cambi, due sostituiti per il Novara. Ed è ancora il Brescia in avanti sulla fascia, ottimo questo suggerimento, si porta sulla fascia, rientra, prova il cross al centro, la respinta e poi dalla lunga distanza, ma il tiro è comunque fuori. Anche il Brescia effettua alcuni cambi e qui c'è il rinvio del portiere del Novara. Andiamo avanti con le immagini, ancora il Novara in sostituzione, poi eccoci qua, il Brescia che avanza, c'è questo suggerimento all'interno, Corvia, il tiro e la rete, gol! Gol di Corvia all'84esimo. Corvia che sfrutta il passaggio filtrante e mette la palla fra palo e portiere. Imprendibile per il portiere novarese e al 90esimo, invece della reazione del Novara, c'è ancora il Brescia in avanti, ancora con Corvia.
che penetra verso il centro, si ritrova in area, prova addirittura il pallonetto, la palla va fuori e proprio su questa azione l'arbitro dichiara chiuso l'incontro, decretando appunto la vittoria per il Brescia. Brescia quindi che avanza in Coppa Italia e vedremo prossimamente contro chi si scontrerà. Novara invece che ha retto bene i 90 minuti, ha provato fino all'ultimo a portarsi in vantaggio, ma forse gli onori i favori della vigilia hanno fatto sì che la squadra fosse più deconcentrata. Ottima impresa del Brescia, ottimi tutti i giocatori, le prestazioni di tutti e ottima ancora una volta, almeno in questo inizio stagione, la fiducia che l'allenatore French è riuscito a dare ai suoi. Noi invece ci vediamo al prossimo incontro del Brescia. Grazie.